Fa venire un po' la vertigine pensare a come sarà il futuro, come sarà la Valle d'Aosta nel 2020, nel 2030 e nel 2040. L'Unione Valdottana Progressista si pone questo problema, questa domanda, ritenendo che oggi si è inseriti in una politica del giorno per giorno e bisogna guardare invece al futuro. Ci sono ad esempio dei cambiamenti molto importanti. Il primo cambiamento è quello demografico, cioè avremo una Valle d'Aosta che in qualche maniera avrà sempre più delle persone anziane e sempre meno dei giovani. Avremo in contemporanea una politica migratoria che dovrà essere sempre più caratterizzata dalla necessità di inclusione delle persone che vengono dall'esterno, sapendo che la cultura valdostana in qualche maniera potrà essere cambiata, ma bisogna anche salvaguardarla. C'è poi il cambiamento climatico che cambierà addirittura il nostro ambiente naturale, come vediamo da una serie di segnali già oggi. Bisogna saper cavalcare i cambiamenti. Bisogna oggi prevedere come sarà la Valle d'Aosta di domani.